Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash of Clans. Oggi si parla di nuovo di sti maledetti draghi elettrici. Sono infatti OP, veramente OP ragazzi. Le sto utilizzando normalmente per attaccare però come vedete al titolo oggi voglio combinarli con la gelo. Prima di dirvi che cosa ho in mente però vi ricordo come al solito di mettere un bel pollicione in su come fate sempre per supportare al meglio gli episodi di Clash of Clans e i video del canale. Mi raccomando ragazzi, è importantissimo. Allora, nel primo attacco andrò ad utilizzare 4 furie e 3 congelamento, ok? Che già sono 2 in più rispetto all'episodio precedente. Inoltre, per l'attacco successivo, perché oggi faremo ben 2 attacchi, ho 5 gelo, quindi c'è praticamente più gelo che furie. L'obiettivo di questo episodio è fare un po' di oro, veramente poco poco, per arrivare a 4 milioni e piazzare la mina aerea a ricerca. L'hanno rinominato, non era lo stanatore, non mi piace neanche un po'. Lo continuerò a chiamare stanatore, ok? Per quanto riguarda invece il resto del villaggio, abbiamo fondamentalmente i depositi, che erano il nostro upgrade nell'ultimo episodio, lo sono ancora adesso. Ne ho maxati 1, 2, 3, 4, 5 e ne ho 3 in upgrade, quindi teoricamente li ho maxati. Sono tutti quanti in upgrade tra 5 giorni e 4 ore, sì, il più ritardatario ci mette 5 giorni e 4 ore, li dovrei finire. Ma io non mi perderei neanche troppo in chiacchiere e partirei subito con il primo attacco. Anche perché di altre novità, se non sbaglio, c'è la Tesla, che comunque sia la sto ancora maxando, vabbè, ci va ancora un po' anche per le Tesla. Ma tranquilli, quella lì è l'ultima, poi vi porterò un video su tutte le Tesla finalmente maxate. Mamma mia, mi ha aperto il villaggio in poco tempo, cioè, cos'è? Piove rosso adesso ragazzi? Non lo so. Barbarello, scusa, spostati solo un goccettino. Allora, sto tizio qua io lo attaccherei da qui con un bel draghetto e poi regina, king e macchina d'assedio, molto sciallamente. Ok, 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 molto molto bene. Ok, arriva anche un castello del clan. Andiamo così, andiamo così, andiamo così. E andiamo ovviamente con una bella furietta lì. Ok, ottimo, ottima cosa. Andiamo a gelare tutta la situazione. Non ho preso l'inferno, veramente una soddisfazione non prendere l'inferno. Vai con l'abilità, vai con l'abilità, vai con la gelo lì che ci sta, vai con un'altra gelo lì. E ok, le gelo si sono fatte già sentire di più in questo attacco. Andiamo di nuovo qua con una furietta, becchiamo un pochettino tutto e tutti. Vabbè, le 2 stelle ragazzi sono garantite con questo attacco, cioè sono una cosa troppo troppo forte. Ok, andiamo da questo lato sinistro, praticamente sulla parte bassa avanziamo con un sacco di draghi, faremo una bella percentuale. Però onestamente dubito fortemente che riusciremo a cuccarci il 100%. Posso anche, non dico dirvi, ma confermarvi il punto debole di questi draghi, che appunto già avevo notato colonia. Sono lenti, potete vedere, non solo nella velocità di movimento ma anche nella velocità di attacco. Vedete, si fermano 1, 2, 3, 4 secondi quasi, così contatti proprio a occhio e croce. Ci va un bel po', ci va un bel po' prima che sparino il loro colpetto. Per questo la furia è necessaria. Però ad ogni modo vedete che riescono teoricamente a hittare una difesa aerea prima del target, quindi non è proprio una cosa da sottovalutare questa. Ok, adesso quello là da solo, tranquillo tranquillo, mi fa ancora un po' di percentuale. Teoricamente sì. Teoricamente no, no. What? Perché il suo colpo si è fermato all'accampamento? Non l'ho capito molto sta cosa, ma come primo attacco va assolutamente bene. 200.000 di oro e di elisir, praticamente un 3.000 di nero, un 4 coppe, il bonus. E ci andiamo anche a fare la missione, molto molto bene. A questo punto richiedo le truppe, aspetto qualche minuto per i reali. Anzi, facciamo una cosa, ho già capito che qua dovevo interrompere, quindi metto la formazione da difesa e ci becchiamo semplicemente appunto dopo per fare il nostro secondo attacco. Direi che è passato un po' di tempo dalla clip precedente. Ragazzi, come potete vedere, si è liberato addirittura un altro costruttore, quindi possiamo occuparlo tranquillamente a fine episodio, perché tanto ne avremo comunque uno libero. Ragazzi, io direi di non perderci in chiacchiere, andare subito a fare il secondo attacco appunto con le 5 congelamento. Ecco qua.
Allora, ragazzi, abbiamo trovato sto villaggino qua, molto molto squadrato, difese aeree molto regolari, come potete vedere. Vediamo un attimino, non so ancora sto tizio cosa può fare, come può essere. Andiamo un attimino così, ok, e vediamo un attimino cosa succede. Allora, una difesa aerea va subito in target, non è che mi faccia impazzire molto la cosa, ok. Andiamo così, 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 così e così, ok. Vediamo un attimino, qua ci va una gelo, mi sa, per forza, e qua anche ci va una gelo. Ok, vai con una bella furietta lì. Veloce, 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 veloce. Vai con l'abilità. Devo attivarla un po' prima. Vai con la furietta. Ok, qua così. Pronti con la gelo. Andiamo a buttare qui. Ok, abbiamo ancora due gelo. Ne abbiamo un sacco. Allora andiamo con la furia. Ok, vai con la gelo di nuovo. Ok, molto bene. Molto bene, allora andiamo di nuovo con la furia, andiamo di nuovo con la gelo, direi. No, l'ho buttata, ma la loro abilità si è mangiata comunque la difesa aerea. Ok, buono, ci sono ancora un sacco di draghi in vita. Le costruzioni sono appiccicate, quindi ecco, i loro fulmini riescono a colpire un po' tutto. Va giù un draghetto, ma ripeto, ce ne sono tanti in vita, quindi è possibile fare un tris. Abbiamo un minuto, non so se ci escono le 3 stelle, ragazzi. Perché sono comunque molto lenti, vi ricordo. Qua ci sono tutte queste costruzioni attaccate, quindi potrebbe starci. Ok, buona sta cosa. Vai, 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 40 secondi. Bello anche sto colpo, bellissimo, anzi. Vai, Madonna, ragazzi, veramente fa venire il latte ai gomiti sti cosi. Ok, dai, 30 secondi, penso che ce la faremo fare un 3% in 3 secondi. È andata bene che le costruzioni erano tutte quante vicine, perché se fossero state lontane tra di loro non avrebbero potuto usare l'abilità e ci avrebbero messo un'eternità a far fuori tutto. Con 13 secondi di scarto, anzi 12, andiamo a tristellare, ragazzi. Oh yeah! Ci arriva anche il bonus stella, bello bello corposo, eccolo qui. Tra l'altro adesso ne ho già un altro in coda perché appunto è passato un giorno dall'ultima clip. Addestriamo un po' di truppe. E ragazzuoli, direi che possiamo procedere con l'upgrade. Qua vedo già un ostacolo da togliere assolutamente. Non è che ce ne sono altri, no. Andiamo a fare un po' di spazio qua per la nuova mina aerea maxata. Ecco qua, la iniziamo appunto a spostare. Mamma mia, che casino che c'è qua in mezzo. 4 milioni, signore. Andiamo a maxarla. 3, 2, 1 e tac. Abbiamo ancora ste 3 trappoline in croce e praticamente 2 caserme. Poi vabbè, passeremo agli accampamenti e le difese, insomma. Passeremo agli upgrade più costosi, più massicci. Ah, tra l'altro, la cosa veramente figa di attaccare con il full draghi elettrici e soprattutto con le gelo è che non spendiamo assolutamente nulla per quanto riguarda l'elisir nero. Quindi sto farmando parecchio elisir nero, dovrei piazzare il king, se non sbaglio, a breve. Ah, qua tra l'altro c'è una bella pozioncina gratis, non l'avevo vista. E prima di chiudere volevo chiedermi ancora una cosa. Quante pozioni di congelamento abbiamo utilizzato in questo episodio? No, non lo so, scrivetelo nei commenti perché il primo che me lo dice vince 1000 gemme. Tac! Non vi avevo ancora fatto la domanda per le 1000 gemme. Questa settimana l'ho voluta tenere per la domenica. Vi ricordo che posso fare questa domanda per vincere le 1000 gemme in qualsiasi momento del video, in qualsiasi giorno della settimana. E l'unica cosa che sapete è che faccio una domanda nell'arco della settimana. Fine. E logicamente, tranquilli, se non l'avete vinto, questo contest va avanti ancora per un sacco di tempo. E a 80.000 iscritti ci sarà il mega contest con 10.000 gemme in palio. Ragazzi, siamo vicinissimi. Ci mancano 1000 qualcosa iscritti, tipo per arrivare a questi fatidici 80.000. Non sto nella pelle. Grazie come solito per il supporto a tutti quanti. E noi ci becchiamo sempre domani, sempre alle 5 e sempre con un nuovo video. Fate un salto in descrizione dove trovate tutti quanti i social. E ragazzi, a domani. Ciao!